stiamo cercando un appartamento di almeno 100 metri quadri, un quadrilocale con due camere da letto e una sala hobby. Io e Sergio ci vogliamo mettere un televisore enorme perché deve diventare la nostra stanza tifo, giusto Sergio? E gli vogliamo togliere un sogno? Assolutamente no. Stiamo cercando un piano intermedio con uno spazio esterno. Ragazzi, io quando sento spazio esterno bisogna sempre vedere zone dove cercano, perché... Ci devono essere assolutamente due bagni, uno per noi e uno per me. Bene. Un extra sarebbe avere una gran bella cabina armadio. Perché ovviamente invade i suoi armadi, i miei, e utilizza pure le sue scarpiere e tutti gli oggetti che può avere per metterceli dentro. Ma c'è una donna nel 2023 che non cerca la cabina armadio? No. L'appartamento che cerchiamo dovrebbe essere in zona Roma Nord. Comunque vicino allo stadio. Guardate che poi lo stadio lo sposteranno forse, quindi... Quindi, stadio a parte, direi di andare a scoprire il budget dei nostri acquirenti. Il nostro budget è di 450.000 euro. Cerchiamo una casa già ristrutturata, ma... Non avendo fretta, possiamo tranquillamente anche vagliare delle soluzioni da ristrutturare. L'importante è che rientriamo nel nostro budget. Quello che vedremo ora è un appartamento di 125 metri, composto da living con cucina, tre camere, due bagni e un balcone. Accomodatevi. Allora, ci mettiamo... Cosa hai visto? Cosa ti ricorda? Uguale alla nostra scarpiera. Ah, vedi, quindi... La sua scarpiera. Una delle mille. Esatto. È dichiarata piena di tutte queste borse, scarpe. Senti, io l'ho amata quando ha detto sono la Chiara Ferragni di Torre Vecchia. Io l'ho adorata proprio. Non avevo dubbi, Nadia. Proseguiamo. Ti faccio avere questa prospettiva. Che impressioni vi fa una casa così ristrutturata? Bella. Bella. Abbastanza bella. Sergio, sì. Ha detto abbastanza. Ma lui è sempre un po' meno uno. La casa quando entri è veramente bella. Ti dà la sensazione di una casa da vivere. Da vivere. Vivere accogliente, sì. Una caratteristica di questa casa è proprio la luce. L'impatto del legno col bianco alle pareti è sempre molto bello. Bello anche il paesaggio. A me piace un sacco la cucina. Vero? Ma che dici? Andiamo a dare uno sguardo, Sergio? Sì. Andiamo. Ecco, è piaciuta la cucina, Sergio. Allora, la cucina... Che è il mio ambiente, perché a casa la cucina... È lui quello che cucina. Noi siamo quelli che mangiamo, lui è quello che cucina. Sì. In realtà su cucinare poche cose, ma male. Come ma male? Cosa ti piace cucinare? Ma un po' tutto. Principalmente i primi piatti. Ecco. Il mio piatto preferito è la pasta al forno. La fa molto, molto buona. Il gâteau di patate. Il gâteau di patate. Anche. Questa è una cucina molto funzionale, ma c'è uno spazio molto interessante che è da questa parte. Qui la signora ha fatto un ripostiglio dove c'è lavatrice e asciugatrice. La lavanderia. Ecco, quello è bello. Zona lavanderia nascosta è bella. Ultimo spazio della cucina è questo ripostiglio in alto. Mi verrebbe da dire ci metto le scarpe, ma sarebbe più una dispensa. In cucina, no anche tesoro? Cucina. Anche no. Pure a me mi sta proprio venendo una cosa in mente. Secondo scarpe. Me qua mamma mi mette scarpe, borse, tanta roba. Prometto che la faccio dispensa da cucina. Sarebbe ora, perché... Già no, da un pezzo che ci invade casa. C'è rimasto ben poco a casa nostra. Sì. Scarpe, borse, tanta roba. Ma la ristrutturazione di questa casa, cioè il gusto, i colori, rispecchiano un po' i vostri ideali? A me piacciono tantissimo, io ci faccio molto caso ai colori, agli abbinamenti. Infatti l'ho chiesto per questo. Paletto. Lei è una bomba comunque, a lei mi piace tanto. Invece a te, Sergio, ti piacciono questi colori? Sì. Non so, giallo-rossi, però dai. Si addobberà. Come si addobberà? Si addobberà. La tua stanzetta sì, questo lo lasciamo. Magari il quadro dei Totti, no? Da qualche parte. Sta cercando di arruffianarsi, Sergio, cercando di recuperare questo fuorizona.